cambia, siamo noi. Questo lavoro l'abbiamo ereditato ovviamente da mio padre. E io e mio fratello, per una serie di circostanze, ci siamo ritrovati questa azienda in mano. La forza di andare avanti e scegliere di fare questo mestiere è stato perché mio padre ci teneva qua e ci faceva vedere il mulino come un parco giochi. La passione è aumentata e abbiamo avuto la forza e la possibilità di fare il mulino a pietra e il pastificio per concludere la filiera. Il Mulino Ferrara è un'azienda di famiglia che nasce all'inizio del Novecento, perché è nato come mulino a pietra. E ovviamente poi negli anni 50 si sono montati i laminatoi e quindi si è abbandonato il mulino a pietra, però paradossalmente per passione, io e mio fratello che abbiamo ereditato questa azienda di famiglia, abbiamo recuperato un vecchio mulino a pietra, l'abbiamo restaurato e l'abbiamo montato. Quindi abbiamo anche oltre alla produzione della farina a cilindri, abbiamo una produzione artigianale di farina macinata a pietra. Il Mulino Ferrara produce fondamentalmente semole rimacinate per panificazione, però abbiamo destinato una parte di produzione anche alla semola a spigolo vivo per la produzione delle nostre paste. Nella nostra azienda produciamo semole rimacinate e semole a spigolo vivo anche con grani convenzionali moderni. Però scegliamo anche queste per evitare di attingere a grani esteri, quindi cerchiamo di scegliere grani autoctoni che hanno determinate caratteristiche che ci consentono un prodotto eccellente. E una parte prodotta con il mulino a pietra, farina molita a pietra di varietà di grani antichi. Noi accingiamo a questi grani antichi soprattutto direttamente dai produttori, facendo dei contratti di filiera con loro, agevolandoli anche nel prezzo. Gli diamo la possibilità di seminare la varietà che diciamo noi, stabilire il prezzo già inizialmente quando noi andiamo a fare il contratto, e lui sa già nel momento del raccolto di giugno-luglio il prezzo che va a recuperare con la semina del grano. Abbiamo cercato di capire anche chi fosse custode, come la stazione di granicoltura di Caltagirone, che custodisce più di 52 varietà, e a poca la volta abbiamo alimentato anche i nostri clienti che producevano grano moderno convenzionale, li abbiamo convinti dandogli anche a loro un valore aggiunto ovviamente nel prezzo, di produrre grano antico delle varietà che si usavano una volta. La nostra azienda è fondamentalmente a conduzione familiare, è composta da 10 unità. Sono 8 collaboratori. Come clienti, per quanto riguarda la produzione della semola rimacinata, abbiamo il territorio nazionale, quindi Sicilia e Italia. Per quanto riguarda i prodotti invece moliti a pietra, quindi prodotti con i grani antichi, abbiamo anche un buon mercato estero. Da un paio d'anni a questa parte anche i nostri conterranei si sono sensibilizzati a questi prodotti e quindi stiamo aumentando pure la vendita nel nostro territorio. C'è stata una crisi, e devo dire che si è sentita, per quanto riguarda la lavorazione industriale, quindi la trasformazione del grano moderno con il mulino a cilindri. Però compensa la produzione della materia prima fatta con il mulino a pietra e i grani antichi.
Per me il concetto Italia che cambia è un'apertura intanto mentale della gente, quindi che la gente si sta risvegliando e sta capendo che tornare all'antico è progresso.